Buongiorno, benvenuti nella segna stampa di oggi 26 ottobre. Vi ricordo come sempre inizio trasmissione che questa sera ci abbiamo alle 19.105 Matrix su Radio 105. Allora, vediamo i titoli di giornata. Beh, i titoli di giornata riguardano, almeno in prima pagina, moltissimo legge elettorale e la cosiddetta sceneggiata di Lotito, perché sarebbe stato è stato intercettato in una telefonata che abbiamo mandato ieri sera in onda anche noi a Matrix, in cui ha detto: mo andiamo a fare sta pagliacciata, sta sceneggiata davanti alla moschea. Può aver detto questa cosa, anche se il tempo ricostruisce, e vi segnalo la ricostruzione del tempo, come la telefonata si debba mettere in un contesto completamente diverso, perché il tempo sostiene che la telefonata Lotito stava facendo, cioè il presidente del Lazio, con un rappresentante della comunità ebraica romana, quindi cambia ovviamente tutto quanto. Ma la pagliacciata è quello che io ho visto, cioè le foto dei giocatori della Lazio con Anna Frank sul petto. Beh, quella sì, certo, è una pagliacciata. Bellissimo, come sempre, il pezzo di Meotti, che dice quello che un po' cercavamo di dire ieri, cioè ci accorgiamo del sionismo quando è tra virgolette di destra e ci siamo dimenticati tutti i crimini che si compiono quotidianamente contro gli ebrei e contro lo Stato di Israele, che sono la stessa cosa. Basti pensare, ricorda Meotti, quando si diceva che lo Stato di Israele e il sionismo sono una piaga contro la quale si deve combattere, detto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Quindi va bene tutto, ma insomma adesso mi sembra che la pagliacciata stia esagerando. Oggi tutti quanti i social riprenderanno, ci metto la mano sul fuoco, il pezzo di Alessandro Piperno, laziale ed ebreo, che scrive un pezzo da par suo. Scrive decisamente bene sul Messaggero, sul Corriere della Sera, e dice e sostanzialmente sono i 13 punti in cui individua questa storia come grottesca: un colpo al cerchio, un colpo alla botte, un colpo al cerchio della sua, diciamo, comunità, e un cerchio alla botte del fatto che la sua lazialità. Devo dirvi la verità, io adoro Piperno, mi piace moltissimo, ho letto molti dei suoi libri, il pezzo che peraltro anche condivido. Come si può dire, meriterà e sta meritando una fama un po' immeritata, perché io so che Piperno può fare di meglio. Piccola notazione rispetto, comunque, a un gigante rispetto ai commenti che ho letto oggi su tutti i giornali. Un'altra cosa che mi divertiva era: noi ci lamentiamo che gli italiani e i ragazzi non siano al corrente del fatto che chi è Anna Frank e che cosa ha, dov'è, e qual è stata la sua storia, qual è stata la situazione. Ma io sono abbastanza sicuro che tutti i ragazzi italiani sanno che ci sono stati campi di concentramento, di sterminio, in cui sono stati ammazzati milioni di ebrei. Voglio chiedere, oggi che è il 26 ottobre e che poco i giornali lo stanno celebrando, quanti ragazzi italiani che noi sosteniamo non sappiano nulla del diario di Anna Frank, che può essere, ma certo sanno del nazismo, sanno che esattamente in questa giornata, nel 1954, insomma, dopo la guerra, è stata ripresa Trieste, che Trieste non era italiana, che oggi è il giorno in cui Trieste ritorna italiana e alcune zone della cosiddetta area A, cioè quell'area che era stata gestita da inglesi ed americani, e una grande parte di italiani vanno a finire nella ex Jugoslavia, all'epoca Jugoslavia titina. Punto di domanda: quanti italiani si ricordano questa storia nostra, vicina, italiana, di 50 anni fa, 60 ormai sono passati, boh, secondo me pochissimi. Andiamo avanti, l'altro grande tema di giornata è la legge elettorale. Quindi vi devo segnalare come il giornale che più definisce questa legge elettorale fascistellum è il giornale di Travaglio. Oggi io leggo il pezzo di Travaglio e io ho capito perché lo definiscono fascistellum, perché questi sono fascistellum nella loro mente. Beh, l'attacco che Travaglio fa oggi a Ettore Rosato, che è colui che semplicemente si è prestato a dare il nome a questa legge e che può essere un bravo Cristo, non lo conosco, è un deputato più o meno oscuro del PD, beh, è un insulto fascista ad persona, ma incredibile, cioè posso dire che forse è un insulto definirlo così, spero di non essere querelato, però insomma, quando si dice, non so, non ha mai lavorato in vita sua, a parte un breve periodo in comite in generali, insomma sì, si è fatto il parlamentare, ha lavorato un breve periodo del 68, c'era 48-49 anni, che vuol dire un breve periodo? Cioè è una specie di, come posso dire, distruzione del personaggio, perché ha fatto una cosa che a Travaglio non piace. Poi dopo, che questa legge non mi piace neanche a me, o che non piaccia va bene a tutti, ma
la distruzione di un personaggio in questa maniera mi sembra, questo sì, un atteggiamento squadristico. Ma poi, per esempio, è molto interessante Gervasoni oggi sul Messaggero che dice: scusatemi, stiamo criticando questa legge che fa schifo, però, cioè, ritorniamo sul punto fondamentale, che questa legge forse è meglio di quella che ci siamo presi dalla Consulta, ma non stiamo parlando della legge, però comunque sono affari più o meno nostri, di cui ora non è il caso di discutere. Ma il tema è un altro: ma noi discutiamo di questa legge, critichiamo questa legge con le urla a Piazza del Pantheon, quelle che hanno fatto vedere ieri il Movimento 5 Stelle, dice Gervasoni sul Messaggero, e non ci ricordiamo che l'idea dell'aula sorda e grigia e che non rispetta il volere del popolo è l'idea fascista, è proprio l'idea del fascismo, ricorda Gervasoni. Beh, non ha tutti i torti, insomma, non è male questa idea di utilizzare la parola fascista per attaccare una legge che non piace e poi avere atteggiamenti fascisti nel distruggere chi propone questa legge e nel fare l'opposizione in una piazza che, come dice Gervasoni, per quanto ampia e affollata essa sia, si tratta di una minoranza della minoranza e, come dice Gervasoni, se vogliamo parlare di volontà generale, riferendosi a Rousseau e a quello che piace tanto al Movimento 5 Stelle, beh, insomma, la volontà generale è difficile che si formi in una piazza all'interno vicino al Pantheon. Ultima notazione oggi, un paio di notazioni oggi, esordio di Tommaso Cerno, che è direttore dell'Espresso, diventa condirettore della Repubblica. Io lo conosco per averlo invitato qualche volta in televisione, però, e devo dire che proprio per questo avevo aspettative superiori rispetto al fondo che oggi fa sulla Repubblica. Spero che questo non sia l'andazzo, perché il suo pezzo è perfettamente la banalità tipica della Repubblica, con tutti quei cliché repubblicani, un'ombra oscura, la vittoria della destra in Lombardia e in Emilia, la mitologia del buon governo del centrodestra che non c'è, insomma, una specie di attacco attraverso le corde tipiche del lettore, diciamo, trinariciuto di Repubblica, che si è formato negli ultimi anni e che secondo me non fa premio dell'intelligenza di Tommaso Cerno, non fa premio dell'intelligenza del 90% dei politicamente corretti. La questione del sussidiario è l'ultima notizia oggi, diciamo, un po' marginale sui giornali, ma altrettanto fondamentale, quel sussidiario in cui si dice che l'immigrazione rappresenta un problema e parla di integrazione difficile. Apriti cielo, noi nei sussidiari per i bambini dobbiamo solo scrivere stronzate, cioè che tutto va bene, che l'immigrazione è perfetta, che il multiculturalismo, che non c'è il papà e la mamma ma c'è il genitore 1, il genitore 2, questo è possibile, ma dire che l'integrazione crea qualche problema non si può scrivere. Va bene, genitore 1, genitore 2, non c'è la liquidità dei sessi, il professore, come fa vedere oggi La Verità, che fa il porno star e poi insegna la cattedra la lezione di omosessualità, come se ci dovesse dare una lezione di omosessualità. Io sono omosessuale, non do una lezione di omosessualità, sono affari miei, cioè la lezione di frocitudine all'Università della Sapienza mi sembra come se io dessi una lezione di, non so, che senso ha, cosa insegna, una roba da matti, cioè, in questa follia collettiva, in questa nostra follia collettiva, dobbiamo trovarci un sussidiario che dica che dice che l'integrazione è difficile e che debba essere bandito per questo. Io questo lo trovo tanto orrendo quanto orrendo, ve lo dico chiaro e tonto, è discriminare i gusti sessuali di un uomo che è un uomo, una donna che è una donna, un uomo che è una donna, la stessa identica cosa. La trovo discriminante un sussidiario che non può dire una banalità, e cioè che l'integrazione è difficile. Ciao.